leggo. Io leggo. Io leggo. Io leggo. Anch'io leggo. Io leggo. Io leggo Neapolis. A volte le difficoltà possono diventare delle opportunità, questo dipende molto da noi. Noi abbiamo capito questa lezione e per questo abbiamo voluto, diciamo, tutti concentrarci mettendo al centro il lavoro per costruire un progetto comune, perché era tempo che non si facevano cose comuni. Abbiamo deciso di creare una rivista giovanile, colorata e di un formato facile da trasportare e da leggere. Per questo è nata Neapolis, una rivista mensile distribuita su tutta Roma, il cui significato sta a indicare una nuova città, un nuovo modo di lavorare, un nuovo modo di pensare, una città che cresce insieme. Chi apre la rivista la troverà divisa in tre grandi settori. Una prima parte dedicata alle notizie di Roma Capitale, la seconda parte tratta del focus mensile che in redazione scegliamo ogni mese. Lavoriamo insieme in gruppo dove ognuno ha la sua posizione, pari a quella degli altri, e al centro di questo c'è solamente il lavoro, o meglio le parole chiave con le quali noi poi decidiamo in modo eclettico il focus di ogni mese. Trattiamo dei più disparati argomenti che possono essere ambiente, energia, salute, benessere, viaggi. L'informazione che noi vogliamo dare è un'informazione utile. E ognuno di noi dà il suo contributo per dare al lettore un prodotto bello a 360 gradi. Infine ci sono i contributi dei professionisti, di avvocati, di sociologi, di esperti di cinema. In più la rivista è sfogliabile sul nostro sito internet e conta diverse centinaia di click quotidiani. Davvero siamo raggiungibili da ogni parte e sul nostro sito potete trovare molti articoli in più rispetto a quelli che troviamo nella rivista. Allora, per la prossima edizione della Web TV come siamo messi? Allora, Francesca sta ultimando il pezzo su Malagrotta e a giorni dovrebbe essere pronto. Bene, altre informazioni? Sì, montaggio e spot sono ultimati, mi mancano un po' di notizie sul Festival dell'Arte. Festival dell'Arte a buon punto lo sta seguendo Viviana. Sono pronte le immagini dei quadri e tutte le interviste agli artisti. Perfetto, allora siamo pronti. Come sempre. Pronti! Da cosa nasce sempre cosa? Non potevamo non interessarci a internet, che offre notevoli opportunità, e per questo abbiamo creato una web TV che servirà appunto a poter fare inchieste, approfondimenti, ci occuperemo di notizie locali, di cultura, di spettacolo e di arte. Riteniamo che sia il futuro, pensiamo che tra 5 anni esisteranno solamente web TV e quindi noi che siamo lungimiranti cominciamo da subito a lavorare.